Il nome è qui per esserci perché siamo presenti e vogliamo essere presenti nella comunità per viverla insieme ai cittadini e per essere sempre attenti a quelle che sono le loro esigenze e i loro bisogni. Quindi qui per esserci come amministrazione, come cittadini e come tessere di un puzzle che compongono questo mondo nel quale è inserito il nostro paese. Le quattro tessere del puzzle rappresentano i quattro rioni del nostro paese con i quattro colori. In mezzo c'è una piccola tessera che li tiene uniti e che rappresenta la nostra lista civica. Quindi siamo qui per voi e siamo qui per Sono esserci. Claudia Colombo, mi candido perché visto che ho ricevuto, anche se in questi pochi anni, comunque da questo paese ho ricevuto tanto, voglio dare qualcosa in cambio. Questa può essere la mia esperienza, soprattutto in ambito ambientale, ma anche proprio il fatto di mettermi in prima persona a cercare di realizzare insieme alla squadra dei progetti. Sono Paolo D'Azzotto, ho 59 anni e devo tanto al mio paese, il paese mi ha dato una speranza tanto e quindi, come diceva mio padre, bisogna un po' mirare. Era giusto cercare di impegnarsi per almeno dare un po', dare qualcosa al nostro paese, per cercare di renderlo sicuramente più moderno, più vivace e più attraente sia per i giovani, soprattutto, ma anche per gli adulti. Io sono Matteo Gallazzi, ho 32 anni, nato e vissuto a Marnate e ho iniziato 5 anni fa questa avventura con la Betty, partendo dal presupposto che volessi fare qualcosa per questo paese, perché non si può sempre lamentarsi, dire che non va bene niente, ma poi non fare niente. Quindi mi sono messo in gioco con la Betty 5 anni fa e voglio continuare ancora per i prossimi 5 anni, perché non voi ci voterete. Sono Manuela Gobbo, ho 54 anni, ho un diploma di segretaria, però ho sempre preferito lavorare più a contatto con le persone. Mi candido con qui per esserci perché penso, spero che si possano concretizzare nuovi progetti per un paese migliore. Sono Sara Liguori. Sono docente di scuola primaria e abito a Tassolinacco con la mia famiglia praticamente da sempre, fanno una piccola parentesi marnatese. Questi 5 anni sono stata assessore alla cultura, sport e tempo libero e politica giovanili. Il mio desiderio è quello di continuare ad impegnarmi per il mio paese come ho fatto fin da ragazzina. Ho sempre partecipato alla vita della mia comunità. Perché riprendo le parole di Matteo, non ci si può soltanto lamentare, ma se si vogliono cambiare le cose bisogna mettersi lì, lavorare, metterci la faccia soprattutto. Luigi Ruppi, pensionato. Nel 2004, fino al 2019, ho fatto l'assessore ambiente, protezione civile e ecologia. L'ultimo assessorato è stato in questi 5 anni, lavori pubblici e sicurezza. Voglio continuare questa avventura, se mi è possibile, con qui per esserci. Sono Antonella Messuti, qualcuno di voi sicuramente già mi conosce perché vivo da sempre a Marnate, da ormai 29 anni, quasi 30. Mi conoscete perché appunto io ho avuto modo di stare a contatto con la parte giovane di Marnate, attraverso l'attività di animatrice ed educatrice. Ho deciso di candidarmi con la lista Qui per esserci di Maria Elisabetta Galli perché voglio avvicinare la generazione giovane alla generazione più avanti con l'età. Sono Enrico Polato, 69 anni, molto attivo nelle associazioni di volontariato del paese. 10 anni di esperienza amministrativa, mi sto ricandidando nella lista civica per esserci per due ragioni. Una perché spinto dalla popolazione, da una parte di popolazione, e un'altra perché non voglio abbandonare il gruppo che ha lavorato bene in questi 5 anni. Il mio nome è Giuseppe Rapini, sono nato a Marnate nel 1955, da una famiglia marnatese, sempre di Marnate. Per me è fondamentale avere delle chiare direttive, chiari obiettivi e soprattutto raggiungere gli obiettivi. Penso che
La cosa più importante è il rispetto degli impegni che si sono presi. Sono Alessandro Sanguinaghi, vivo da sempre a Varnate e qui lavoro come avvocato. Nel tempo ho acquisito una certa esperienza nell'ambito del codice rosso, infatti mi occupo prevalentemente di difendere donne vittime di violenza. Quando Elisabetta Galli mi ha chiesto di far parte della sua squadra, ho accettato senza riserve, perché ho avuto modo negli anni di apprezzare e condividere il modo di amministrare vicino alla gente basato sul dialogo diretto con i cittadini. Sono Simona Sommaruga, ho 61 anni. Sono marnatese da sempre, figlia di marnatesi. Ho accettato di candidarmi con la lista civica qui per esserci di Elisabetta Galli perché lei ha a cuore le persone fragili e i giovani che sono il nostro futuro. Io sono Flora Cafuto, sono cresciuta a Marnate. Marnate è stata la mia casa per tutta la vita e mi emoziona anche molto dirlo. Quasi 20 anni fa ho raccolto un'eredità, quella di mio padre, che è stato tra i primi fondatori della Protezione Civile. Il mio sogno è quello che Marnate torni ad essere la casa di tutti.